come effettuare l'iscrizione al test di medicina e di odontoiatria dell'Università Cattolica. Prima di iscriversi al test d'ingresso dell'Università Cattolica, sia per medicina che per odontoiatria, bisogna procurarsi due cose importantissime. Prima, avere un indirizzo email valido e poi le pagelle del terzo e del quarto anno delle scuole superiori. Il primo passaggio da fare è accedere al sito dell'Università Cattolica roma.unicat.it. In alto nella home page troveremo la voce iscrizione online anno accademico 2014-2015. Entriamo nell'area apposita e troveremo la voce iscrizione online. Quindi si clicca su iscrizione online. La prima cosa da fare è registrarsi al sito, quindi ci si registra inserendo i dati che vengono richiesti. Scegliamo una username e una password. Dopo alcuni minuti arriverà sull'indirizzo email indicato come username una mail di conferma di registrazione. Sarà sufficiente quindi, una volta arrivata la mail, cliccare su Convalida email e quindi login. Quindi a questo punto andiamo ad inserire il nostro username. Quindi effettuiamo il login. Ok, allora la prima cosa da fare è compilare la parte anagrafica inserendo i nostri dati personali. Ok, controlliamo i nostri dati. Si aprirà la seconda voce, concorso. Quindi in questa area andremo a scegliere il corso di laurea per il quale vogliamo concorrere. Possiamo scegliere o medicina o odontoiatria. Ok, quindi salviamo la nostra scelta e andiamo alla scheda curriculum. Nella scheda curriculum dovremo inserire i voti delle materie del terzo e del quarto anno indicati in blu più i voti di due materie a scelta. Quindi possiamo scegliere poi andiamo a caricare la prima pagella, la scansione della prima pagella. Faremo lo stesso procedimento per i voti del quarto anno. Ovviamente le materie che scegliamo tra il terzo e il quarto anno possono anche essere diverse. Una volta inseriti i voti e caricate le pagelle, possiamo salvare. Terminata la compilazione della scheda del curriculum, possiamo procedere alla sezione pagamento. Qui dovremo generare il bollettino MAV.
ci comparirà un PDF da scaricare e salvare. Andrà stampato e pagato. Una volta effettuato il pagamento, alla voce ritorno MAV comparirà la data della contabilizzazione del pagamento. Da quel momento in poi potremo utilizzare il simulatore online e saremo ufficialmente iscritti al test ingresso. Ricordo che il test si svolgerà il 14 marzo. Per qualsiasi informazione potete consultare il sito www.testammissione.org e contattarci ai recapiti indicati. Ciao a tutti, a presto!